Alla fine dei nostri incontri prenatalizi, io e Teresa abbiamo deciso di mostrarvi come addobbare una tavola di Natale usando del materiale di riciclo facilmente reperibile in ogni casa. Come potete osservare, abbiamo creato un certo tavola usando dei CD e della plastica appositamente modellata. Abbiamo usato poi degli altri CD come sottobicchieri, che volendo possono diventare anche dei segnaposto. Abbiamo scelto i CD come centro tavola perché avevamo in casa questi sottopiatti d'argento e quindi abbiamo cercato un po' di bilanciare le cose, rendendo la tavola un po' più elegante. E in più abbiamo usato queste piccole goccine che abbiamo già fatto vedere precedentemente nell'altro tutorial, e le abbiamo messe un po' così sparse per creare un po' più di armonia. Adesso Teresa ci illustrerà come abbiamo creato le altre decorazioni. Allora, questi fiorellini che vedete sul tavolo, come abbiamo visto nel tutorial precedente, sono ricavati dai fondi delle bottiglie, per cui li abbiamo messi in questo caso sul tavolo per creare un po' questo movimento e per dare questa sensazione di onda che attraversa, insomma, il tavolo passando sulla ghirlanda fatta con i CD. Poi abbiamo fatto i cestini per il pane, che sono fatti lavorando una bottiglia di bibite molto conosciuta, che è stata poi ripiegata, lavorata e quindi ci abbiamo inserito dei fiori profumati. E lo stesso vale anche per questa in cui abbiamo messo i crostini. Poi abbiamo realizzato questi portatovaglioli, che sono sempre parte della piccola bottiglia d'acqua con cui abbiamo fatto la ghirlanda di Natale, con cui abbiamo fatto anche questi, li abbiamo lavorati e poi abbiamo realizzato questi piccoli fiorellini sempre con le bottiglie di plastica che abbiamo legato alla fascia, costituendo, praticamente costruendo il portatovagliolo che può essere utilizzato per la tavola di Natale, ma in realtà lo si può usare tranquillamente anche come portatovaglioli normale durante tutto l'anno, insomma. In questa piccola parte della tavola abbiamo, come vedete, messo come decorazione la pallina che abbiamo precedentemente nel tutorial realizzato insieme. Allora, in chiusura di questa spiegazione volevamo solo ricordare a tutti quanti voi che sarebbe opportuno che voi, prima di realizzare qualsiasi progetto, osservaste prima quello che avete in casa. Noi abbiamo realizzato queste cose semplicemente guardando e cercando tra le nostre cose. Anche voi potete fare lo stesso e se la ghirlanda non sarà di CD ma sarà di altro materiale, andrà bene lo stesso. E con questo io e In Giovanna conclusione, vi salutiamo, speriamo di essere state chiare nelle spiegazioni. e soprattutto vi auguriamo un Un Natale sereno. sereno con i vostri familiari, sperando che questa tavola non rimanga per due, ma diventi per tante altre persone, con le famiglie grandi e anche magari rumorose. Grazie. Grazie.